Si sente sempre più parlare di allarmi sociali, di persone normali che anche a causa di questa crisi si trovano all'improvviso senza più niente, senza un lavoro, senza una casa, senza una prospettiva per il futuro. Nemmeno un comune ricco come quello di Imola è immune da storie come queste a denunciarle, il vicepresidente del Consiglio Comunale Andrea Zucchini. Noi siamo nel comune di Imola per denunciare una situazione molto grave che arriva immediatamente dopo i casi di Giuliana e di Giuseppe. Però nel caso di Giuliana e Giuseppe facemmo 7 giorni, una settimana di sciopero della fame e nel caso di Giuliana abbiamo ottenuto una casa a Castel del Rio, però c'è il problema che a maggio verrà comunque mandata via, quindi bisognerà trovare una casa popolare per la signora invalida e il suo cagnolino. Giuseppe invece ha ottenuto 50 euro mensili di buoni per fare la spesa, per il pasti, però anche lui vive ancora senza acqua, luce e gas. Le persone che oggi sono qui, Rita e Giancarlo, vivono in stazione. Io penso che due persone di 41 anni non possano vivere in stazione in una nostra città, una città come Imola, e chiediamo per loro le case popolari. Le case popolari ci sono, molto spesso sono affidate a persone che spacciano, a delinquenti, a persone che si prostituiscono. Invece credo che due persone per bene, giovani, perché oggi avere 41 anni significa essere giovani, debbano essere aiutate. Ci sono tantissime case popolari vuote, chiediamo immediatamente che l'amministrazione comunale, nella persona dell'assessore Vigna, chiaramente anche con l'appoggio e il sostegno del sindaco Manca, diano una risposta a questi imolesi come noi. In vista della giornata internazionale contro la violenza sulla donna, si è aperto anche nella nostra regione il dibattito attorno alla recente proposta di legge che prevede il reato dell'ergastolo per il femminicidio, cioè l'uccisione di una donna. Da Rimini, città che si prepara domenica ad una serie di iniziative, il primo commento su questo tema. Bisognerebbe in qualche modo potenziare quello che abbiamo oggi, quindi abbiamo una legge contro lo stalking del 2009 che potrebbe essere in qualche modo modificata e anche potenziata per cercare di contrastare quanto prima questo fenomeno. E nel capoluogo romagnolo appuntamento sarà quindi questa domenica per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema violenza sulle donne, con partenza alle 14:30 in centro storico per una camminata che terminerà in Piazza Tre Martiri con tanta musica di noti DJ locali. Sono molto molto emozionata. Il 25 novembre per noi è iniziato già quest'estate, incontrando tutte le associazioni, tutte le realtà del nostro territorio. È stato un lavoro importante, un lavoro d'insieme, un lavoro che ha coinvolto tutta la comunità e tutta la comunità sta rispondendo. A torto o a ragione la decisione dell'Ascom Confcommercio di Bologna di non illuminare per il periodo natalizio la Torre degli Asinelli sta spaccando l'opinione dei bolognesi. Sentiamo dalle parole del direttore dell'Ascom, Giancarlo Tonelli, le ragioni della decisione presa dall'associazione di categoria. È una decisione triste che abbiamo dovuto prendere dopo 21 anni che la Confcommercio Ascom ha sempre sostenuto e pagato integralmente l'illuminazione della Torre Asinelli, a fronte del fatto che ci siamo trovati da quasi un anno in una impossibilità di dialogare con l'amministrazione comunale su tutti i temi che riguardano la mobilità, la lotta al degrado e tutta una serie di interventi che noi abbiamo chiesto che l'amministrazione prendesse nel centro storico. L'associazione conferma comunque il supporto alle iniziative che commercianti e i loro comitati di strada vorranno liberamente intraprendere durante il periodo natalizio. Nonostante la crisi che continua, i danni lasciati dalla neve e quelli del terremoto, per le imprese legate a Confcooperative dell'Emilia-Romagna si chiude un anno comunque positivo. Crescono sia il fatturato che l'export che l'occupazione. Dati che stupiscono e denotano una buona tenuta, ha commentato Maurizio Gardini, presidente regionale di Confcooperative, nonostante affari da contraltare ci siano anche diverse voci negative. Mi stupiscono nel senso che
Sono dati ancora migliori rispetto a una previsione che era difficile disegnare così in un anno così difficile. Calano gli investimenti, cresce il fabbisogno finanziario e la difficoltà di rapporti con la pubblica amministrazione, con un aumento dei ritardi nel pagamento sia da parte dei privati che del settore pubblico. Aumenta qualcosina anche l'occupazione. E questa dimostrazione che la cooperazione non sacrifica l'occupazione, al limite sacrifica gli utili, ma tende a salvaguardare l'occupazione. Gli utili evidentemente, immagini, hanno risentito dalla crisi del mercato e quindi abbiamo meno utili, però consegniamo alla fine dell'anno e all'anno nuovo una cooperazione ancora in salute pur in una situazione di grandissima crisi. A fornire i dati è l'ultima indagine congiunturale commissionata da Confcooperative effettuata su un campione di 269 imprese sulle 1788 associate in regione. Manca ormai poco più di un mese alla fine del 2012. Noi abbiamo chiesto a Marco Gasparri, numero uno di Un'Industria Imola, un bilancio di quest'anno e una previsione per il prossimo. 2012 a livello economico è stato veramente molto complicato, in cui ci sono viste delle luci relativamente a quelle imprese che possono affrontare e aggredire i mercati esteri, ha visto molte ombre in quelle imprese che sono dedicate solo ed esclusivamente al mercato interno per l'ovvio calo dei consumi dovuto alle norme imposizione fiscale che è stata posta in questi ultimi 12 mesi. Se devo dividere il parco delle imprese direi 33 che vanno bene, 33 che vivono, vivacchiano diciamo così, e 33 che sono un po' in difficoltà. 2013, sotto l'albero vorremmo trovare un po' di provvedimenti che riuscissero a fare in modo che fosse riportato al centro il lavoro. 2013 ce lo aspettiamo migliore, però anche il 2012 ce lo aspettavamo migliore, quindi previsioni non se ne fanno più. Per capire se una delle ultime mosse del sindaco uscente di Imola, Daniele Manca, che di fatto ha riportato l'autodromo sotto la giurisdizione del comune, si rivelerà vincente, ci vorrà del tempo. Nell'attesa noi abbiamo incontrato proprio lui, il sindaco, e gli abbiamo chiesto cosa significa per la città questa operazione. Sì, l'autodromo è una delle infrastrutture più importanti della città. Noi abbiamo un progetto di lunga scadenza, che è quello di ragionare sempre di più come un autodromo, come una grande opportunità per lo sviluppo del turismo, per movimentare le persone, l'economia, la polifunzionalità. Oltre ad essere uno dei tempi più importanti del motociclismo e dell'automobilismo nel mondo, l'autodromo è anche un'infrastruttura economica importante della città. E stiamo lavorando su un progetto di lunga scadenza ed è per questo che abbiamo conferito al CONAMI la gestione. Ed è per questo che con questo obiettivo vogliamo realizzare un progetto lungo, ma anche mettere in equilibrio economicamente la società senza produrre un eccessivo rumore, perché le giornate rumorose le vogliamo contenere, perché l'autodromo è molto vicino al centro della città e all'interno dell'autodromo e alle vicinanze dell'autodromo ci abitano persone, ci sono servizi, per cui dobbiamo cercare un equilibrio tra chi ci vive e lo sviluppo economico di un progetto importante per la città. È emerso anche in Emilia-Romagna ed in particolare a Rimini un caso di una vittima di pedopornografia su internet. Ad avviare questa indagine della polizia postale del capoluogo romagnolo, la denuncia di una madre di una bambina riminese oggi 14enne che da ben 2 anni subiva le molestie sul web da parte di un 25enne campano che la costringeva a suon di minacce a spogliarsi e masturbarsi in webcam dopo essersi fatto inviare alcune sue immagini senza veli. È stata scoperta grazie alla madre che casualmente ha letto un messaggio inviato dalla figlia a una sua compagna di classe in cui disperata chiedeva aiuto. Da lì insomma, è riuscita a parlare con la figlia, si è confidata, la figlia gli ha raccontato che da 2 anni era sotto scacco da parte di un pedofilo che era diventato il suo aguzzino e quindi si è rivolta a noi insieme alla figlia. E questa indagine si è poi rivelata parte integrante dell'operazione Nessun Dorma, che condotta dalla Procura di Salerno ha potuto appurare che il maniaco era in realtà a capo di una fitta rete di pedofili online che smerciavano immagini agghiaccianti. Ne sono state rinvenute oltre 5 milioni di bambini seviziati, abusati sessualmente e a volte anche uccisi.
Operazione Nessun Dorma che ha portato in totale a 10 arresti e da cui è occasione oggi per dare alcuni consigli di come proteggere i minori da rischi di questo tipo. Affianchiamoli mentre navigano su internet, non li lasciamo da soli. Per i ragazzi invece la regola è non fidarsi mai, mai. Il Museo del Balsamico Tradizionale di Spilamberto soffia 10 candeline e celebra la ricorrenza sabato 24 novembre con una giornata dedicata alla storia del museo e alle qualità dell'oro nero modenese. L'appuntamento è allo spazio Eventi Famiglie di Spilamberto con inizio alle 9 e prevede, tra gli eventi speciali, l'esposizione dell'originale lettera datata 1862, nella quale Francesco Agazzotti descrive per la prima volta il procedimento per ottenere l'aceto balsamico utilizzando il solo mosso cotto. Per quella giornata è prevista anche l'annullo filatelico dedicato al decennale. Dalla sua nascita nel 2002, il museo, in stretta collaborazione con la consorteria e il comune, ha percorso molta strada entrando prima a far parte del circuito dei musei modenesi, lavorando in rete con gli ecomusei e ottenendo nel 2010 la certificazione di museo di qualità dall'Istituto per i beni artistici e culturali dell'Emilia-Romagna. Sabato 24 novembre Reggio Emilia festeggia San Prospero, patrono della città. Tanti gli appuntamenti culturali che si affiancano a quelli religiosi e liturgici. Quello tra i più attesi è il concerto di campane che si svolgerà sabato alle 10.30, a cui seguirà alle 11 la messa solenne celebrata dal vescovo Adriano Caprioli. Nella giornata del patrono, inoltre, tradizione e folklore si fonderanno in suoni, aromi e colori, trasformando le piazze e le vie del centro di Reggio Emilia in un grande mercato all'aperto. Il calendario della festa di San Prospero propone anche una serie di eventi, dal 23 al 25 novembre, spettacoli al Cinema Ariosto, le iniziative e le mostre d'arte nei musei civici a Palazzo Magnano. Google Maps la posiziona tra l'Australia e la Nuova Caledonia, ma c'è un piccolo particolare: l'isola di Sandy non esiste. Quando alcuni ricercatori dell'Università di Sydney si sono recati in loco per studiarla, cartine e GPS alla mano, hanno trovato ad accogliergli semplicemente 1500 metri di profondo oceano blu. Eppure alcune cartine nautiche e diversi servizi di mappe online riportano la sua esatta posizione con immagini dall'alto. La questione a questo punto diventa: come ha fatto a finire sulle cartine un'isola che non c'è? Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sarei... Un saluto da Roberto Gorini. Oggi parliamo di lavoro, del mondo del lavoro. Potremmo parlare di lavorare meno, ma lavorare tutti. Il mondo del lavoro è un mondo abbastanza complesso, andrebbe compreso meglio. C'è un paradosso nel mondo del lavoro, che è quello che chi lavora ha tanto da fare e chi non lavora non ha nulla da fare. Ovvero ci sono una serie di persone disoccupate e invece una serie di persone che hanno un lavoro e che nell'ambito del loro lavoro hanno tante cose da fare. E può sembrare strano che chi lavora ha tanto da fare, e però molte persone, sempre di più, purtroppo, non hanno nulla da fare perché non hanno un lavoro. Come si può risolvere questo problema e perché succede questo? Succede perché ci sono degli stipendi fissati per legge, degli stipendi minimi che sono alti per le aziende e bassi per i lavoratori. Perché sono bassi per i lavoratori e alti per le aziende? Perché poniamo caso che un lavoratore prenda 1000 euro al mese, all'azienda costa 2500 euro al mese in media. Dipende dal contratto collettivo, del lavoro, dal settore, ma più o meno non si discosta molto da questo costo. Ecco che quando un'azienda assume, il dipendente percepisce 1000 euro al mese, ma all'azienda costa 2500. L'azienda cercherà di ottenere dal dipendente una produttività pari a 2500 euro al mese, non 1000 euro. Ecco che il dipendente prende
come stipendio netto un qualcosa di molto inferiore rispetto alla produttività che dà all'azienda. Inoltre il costo di 2.500 euro, di cui 1.500 euro vanno allo Stato tra tasse e contributi, il lavoratore poi se lo ritrova caricato nei prezzi, perché l'impresa continua a fare impresa solamente fino a che produce utili. Potrà continuare a fare impresa per un po' di tempo in perdita, ma poi chiude e licenzia chiunque. Quindi l'impresa dovrà comunque produrre utili e il costo del personale, che è molto alto, molto più alto di quello che il dipendente percepisce in busta, verrà caricato nei prezzi. Quindi paradossalmente il lavoratore viene assunto in azienda, deve essere molto più produttivo di quello che lui percepisce in busta di netto e poi quando va al mercato paga anche l'extra costo che l'azienda ha sostenuto, perché il suo costo viene moltiplicato per 2,5. Ecco che il dipendente paradossalmente percepisce 1.000 euro al mese, ma deve lavorare per 2.500 euro al mese, deve essere molto più produttivo rispetto al suo netto in busta. E quando va a fare la spesa al mercato, invece, sui prezzi trova caricato tutto il suo costo di 2.500 euro. Il problema quindi qual è? È chiaro, il problema è che non ci possono essere tasse e contribuzioni così alte caricate sul costo del lavoro. Altrimenti è un circolo vizioso dal quale non si esce più, perché il dipendente che lavora deve lavorare il doppio rispetto a quello che costa e quando va a fare la spesa si trova dei prezzi molto più alti e quindi ha una perdita di potere d'acquisto al mercato. Noi dovessimo alzare gli stipendi o abbassare il numero di ore a parità di stipendio, dovremmo assumere altre persone, ma queste persone che costano molto di più di quello che prendono dovrebbero essere molto più produttive, ma c'è un limite alla produttività. Diversamente il costo maggiore andrebbe caricato nei prezzi, quindi non c'è possibilità di uscire da questo paradosso, dal fatto che noi possiamo anche imporre di far lavorare un po' tutti per lavorare meno, ma poi ci troveremo dei prezzi più alti al mercato, perché se l'impresa non produce reddito, non produce utili, comunque non genera posti di lavoro, punto. La soluzione in realtà è di abbassare il carico fiscale, le tasse e la contribuzione. Qualcuno dice, sosterrà che le tasse servono per pagare i servizi e la contribuzione serve per pagare un giorno la pensione. Ma stati molto più efficienti, molto meno spreconi, molto meno corrotti, per esempio di alcuni stati come Italia e Grecia, hanno un moltiplicatore di costo delle risorse umane, del costo del lavoro molto più basso. Se il dipendente prende 1.000 euro costa 1.500. Non faccio pubblicità ad altri stati, non lo voglio fare, ma esistono stati molto più efficienti, con una tassazione molto più bassa, che funzionano meglio. Stati che arrivano a questo livello di tassazione è chiaro che mettono in crisi tutto il mondo del lavoro, ma per primi i cittadini, che si trovano a dover lavorare molto di più, essere molto più produttivi e poi quando vanno a spendere i propri soldi sul mercato i soldi non bastano mai. Dobbiamo poi anche sfatare un altro mito, che gli italiani non sono produttivi. In realtà gli italiani sono tra i lavoratori più produttivi al mondo, e io ne conosco altri di paesi, semplicemente perché oltre a essere creativi e brillanti gli italiani, non lo dico perché sono italiano ma è vero, anche perché per forza di cose, costando molto all'azienda, anche se il netto in busta è basso, devono diventare per forza più produttivi. Il sistema del lavoro ha cercato di supplire a questa imposizione fiscale troppo alta con la produttività, ma c'è un limite alla produttività, più di tanto le persone non possono produrre e lavorare. Non possiamo distruggere un lavoratore solo perché il costo azienda è molto più alto del suo netto. L'unica strada, quindi, per fare il bene dei cittadini e del popolo e per far lavorare, sì, in questo caso un po' di più tutti, è quello di abbassare le tasse e abbassare il valore della contribuzione. Non c'è un'alternativa all'essere uno Stato efficiente e onesto. E allora ne avranno un beneficio anche i lavoratori in termini di produttività e in termini di potere d'acquisto. E con questo anche per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!